Buongiorno a tutti e benvenuti al TG regionale, il regionale TG del Friuli Venezia Giulia. Ormai siamo arrivati alla fine della settimana, cioè il venerdì, e come al solito nelle fine settimana vi riassumo tutte le notizie della nostra regione Friuli Venezia Giulia e delle previsioni che interesseranno molto il weekend che arriverà. Ormai cominciamo a essere nel mese di dicembre, da domani. E quindi sarà dal 1° dicembre in poi, sarà domani, dopodomani e negli altri prossimi 2 giorni della prossima settimana. Ma andiamo subito a vedere le notizie importanti della nostra regione Friuli Venezia Giulia. Notizie che, come al solito, sempre aggiornate e anche dell'ultima ora. Quindi abbiamo sempre notizie, anche dell'ultima ora, che alcune volte non vengono subito o lette o pubblicate nel momento giusto. Ma andiamo a vedere le prime notizie, come dicevo. Un secondo, eccolo qua: cemento sui binari e sassi contro un treno. Sulla Venezia-Udine è il caos. Il problema del tratto tra Codroipo e Basigliano, ritardi per due Frecciarossa e gli altri convogli. Rotto un finestrino in una regionale. Nessun ferito, ma paura e disagi in quel momento. Il dossier, quella voglia di rinascere dopo una catastrofe che è successa del brutto tempo nella nostra regione Friuli Venezia Giulia. Infatti, completamente una trasformazione dopo il disastro. In viaggio in carne, in vercellina, a un mese dall'alluvione. Notizie che arrivano dal decreto di sicurezza e subito polemica CRI e Caritas, più regolari in strada. La reazione in regione, Zanarola dice, gli arrivi non si fermeranno in questo momento, in questo modo. Di Nardo dice, ora i profughi resteranno senza risposte dallo Stato. In Friuli Venezia Giulia la pensione di una donna vale metà di quella dell'uomo. Gravissima questa cosa. Scontro tra due auto lungo la Ponte Bara, uno si cappotta e l'altro finisce nel fossato. Notizie che arrivano dalla Tisana, viabilità e polemiche, i due nuovi velospissi sulla strada per Lignano attivi dal 9 dicembre. I rivelatori di velocità sono stati posizionati sulla strada regionale 354 che collega dall'autostrada della Tisana fino a Legnano. Questione di sicurezza, dicono, nessuno vuol far cassa. Nord-est economia, l'INPS in Friuli Venezia Giulia nel 2017 crescono aziende e numero di occupati. Andiamo a vedere altre notizie che arrivano da Fiumicello. Più di 1200 firme per fermare due rotatorie. È successo che cresce la protesta dei presidenti contro residenti contro il progetto per dare sicurezza all'incrocio di Papariano. L'opera bloccherà i passi Carrai del bar da Romolo che dà lavoro a 6 persone. Notizie che arrivano invece dalla storia, da Monaco a casa nel bosco. Così abbiamo cambiato la vita. La sede di una famiglia tedesca che si è trasferita a Tarvisio in cerca di serenità. Il padre, un pianista, ha deciso di avviare un'attività agricola e allevare galline. Tutta un'altra storia, come si dice. Udine prende la carta di credito della signora che deve assistere e fa sparire 4.000 euro. L'assistente domiciliare, una signora di 70enne di Udine, è stata denunciata dai carabinieri per furto pluriaggravato e continuato. Pensate un po' voi. Latteria friulane aumenta gli occupati e punta sul montaggio. Definitivo il piano di sviluppo sull'azienda del gruppo Parmalat. Il DC Pomella dice entriamo in una nuova fase di espansione. Andiamo a vedere altre notizie, come quella da Udine, perde due librerie, la UPIC chiude e la Friulibis si trasferisce a Tolmezzo. Il titolare del punto vendita di via Piave, specificato in testi di friulano, i nostri prodotti in città interessano meno e non è una buona cosa.
Niente burga a Udine, il sindaco pensa ai cartelli. L'idea della collega di Monfalcone è giusta, potremmo adottarla anche qui. Matteo Renzi a Udine, pranzo al McDonald's ieri in cerca di privacy, ma l'ex presidente prova senza successo a passare inosservato. Il figlio Francesco gioca alla primavera dell'Udinese. Andiamo a vedere altre notizie belle, cioè questa, come la riaperta la strada 52 bis, la Carnica, dove dopo la frana, lo rende noto infatti un comunicato dell'ANAS, la strada era stata chiusa dalla serata del lunedì 26 novembre. Pensate un po' voi. L'outlet di Palmanova Village, affare tra USA e Cina. Il Blackstone, colosso della Price Equity USA, sta trattando col gruppo asiatico della Sasseur, quotato a Singapore ma con molte probabilità in Cina. Tutte le sue attività italiane in real estate nel settore degli outlet. Nell'elenco di attività c'è anche il Palmanova Outlet Village. Infatti, come dicevo, auto finisce di strada e si rovescia nel parco, nel campo. Muore a 48 anni ex calciatore di Basigliano. Michele Bertolutti stava rincasando dal lavoro quando a Beano di Cotroia ha perso controllo della sua Opel Corsa e lì è morta sul colpo. Notizie che arrivano dalla droga dei boschi e gli ordini via SMS. Così i richiedenti asilo spacciavano in Friuli. Gli afghani e i pakistani hanno scalzato i margabini. Ora controllano lo spaccio a Udine. Un massimo sequestro dell'operazione della Guardia di Finanza. Il capo dell'organizzazione era un afghano di 25 anni. 8 gli arresti e sequestrati 20 kg di droga. Pensate un po' voi. Andiamo a vedere il Tempo Libero. Una rassegna a Sutrio, va in scena il For Mandi, cioè la festa del formaggio friulano, i migliori formaggi della montagna in mostra. Andiamo a vedere altre notizie, in particolare quella del caso assunzioni alla Bovardi Fagagna, la CISL risponde alla CGIL. La segreteria regionale della FAI CISL Friuli Venezia Giulia replica punto su punto all'accusa della FLAI della CGIL. Da noi correttezza e concretezza. Accordi sottoscritti con la RUS e derogabili con i contratti collettivi di prossimità. Tariffe basse ma elevato produttore di rifiuti. Udine si avvia la porta a porta. Se presentato il rapporto di sostenibilità. NET presenta rapporti di sostenibilità che raccoglie l'attività dell'azienda nel biennio 2016-2017, ben 350.000 tonnellate di rifiuti raccolti in 86 comuni, serviti e costi di gestione dell'83%. Pensate che la situazione in città sono quasi 600 kg di rifiuti all'anno per persona. Andiamo a vedere altre notizie. Come l'evento che comincerà da domani, tutto pronto per la staffetta Teleto, orari e viabilità percorsi, ben sono le 550 le squadre al via alla 20ª edizione della Corsa Solidale, tante anche iniziative collaterali. Faranno un giro soprattutto in piazza Primo Maggio, via Manin e dopo altre vie molto importanti, come anche via Mercato Vecchio. Collega, andiamo a vedere altre notizie come quella della lite al volante, inseguito con l'auto rompendole lo specchietto. Infatti sono venuti a San Daniele nel Friuli e vedono come protagonista un 68enne del posto. Andiamo a vedere il meteo, che subito arriva il meteo, immancabile meteo del Friuli Venezia Giulia. Andiamo a vedere. Come al solito ringrazio sempre gli applausi per l'incoraggiamento e la voglia di sempre ascoltare il nostro Friuli Venezia Giulia del TG regionale.
La situazione generale, anticiclone presente sull'Italia, si va ritirando verso l'Africa per avvicinamento di una debole saccatura atlantica che genererà una depressione sul basso Tirreno. Sulla nostra regione affluiranno correnti occidentali, a tali umide in quota. Domenica giungerà dall'Adriatico aria umida nelle strati bassi, medio-bassi dell'atmosfera, gli strati. Andiamo a vedere proprio il tempo per domani. Sarà una situazione all'insegna della variabilità. Cioè, sabato 1 dicembre, primo mattino nuvoloso, poi cielo in genere sereno o poco nuvoloso con maggiore variabilità sulla costa e sulle zone orientali. Venti deboli di brezza. Le temperature in pianura sì, saranno molto basse in pianura, minime da meno 2 a più 2 gradi, e in costa invece minime da più 3 a 6 gradi. In pianura e costa le massime saranno da 8 a 10 gradi. In millimetri 1 grado, 2 millimetri meno 2 gradi la media. Vediamo il tempo per domenica 2 dicembre. Sui monti cielo da nuvoloso, da poco nuvoloso a variabile. Temperature specie dal pomeriggio. Sul pianura e costa cielo in genere nuvoloso o coperto. Pianure basse che a tratti potrebbero dare qualche piovigine sulla costa. Venti deboli. Le temperature in pianura si prevedranno da minime da 1 a 4 gradi, massime da 8 a 10 gradi. In costa minime da 4 a 7 gradi, minime 4 a 7 gradi, in costa le massime da 9 a 11 gradi. In millimetri 2 gradi, 2 millimetri meno 2 gradi la media. Vediamo la tendenza per la prossima settimana, cioè il lunedì 3 dicembre. Sarà una giornata all'insegna della notte sulla costa, possibile qualche debole pioggia sparsa. Poi sui monti poco nuvoloso, in pianura la variabilità a nuvoloso, sulla costa coperto per nubi basse. Le temperature in pianura si prevedranno da 3 a 6 gradi e invece massime da 9 a 11 gradi. In costa minime da 6 a 9 gradi, le massime da 10 a 12 gradi. In 1000 metri e 2000 metri 2 gradi la media, sopra lo zero. Andiamo a vedere anche il tempo per martedì 4 dicembre. Sarà una giornata all'insegna del bel tempo, solo con qualche residua nube nel mattino. Poi il cielo sarà sereno nel resto della giornata. Le temperature in pianura si prevedranno minimi da 2 a 5 gradi in pianura, le massime da 12 a 14 gradi. In costa minime da 7 a 10 gradi, le massime da 11 a 13 gradi. In 1000 metri 5 gradi, 2 metri 2 gradi la media. Bene, mi pare di non aver dimenticato nulla. Vi ringrazio sempre per l'ascolto, per la voglia sempre di ascoltare ad un giorno d'est e ad uno questa radio. Mi raccomando, non mancate e ascoltate sempre il regionale TG. A fra poco per il TG Sport e vi ringrazio sempre per l'ascolto. Mandi mandi!